Amici followers, buon sabato a tutti e benvenuti in questo nuovo video di news. Oggi vi voglio portare interessanti contenuti per dei titoli che usciranno prossimamente, una serie TV che non dovreste assolutamente perdere e, dulcis in fundo, parlerò di Dragon's Dogma 2. Per cui, cominciamo! Il diluvio di videogiochi delle Tartarughe Ninja prosegue con un sequel del film animato Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, il platform d'azione in 3D intitolato Mutants Unleashed. Continua la trama del film e sarà lanciato nel quarto trimestre del 2024 su diverse piattaforme. I giocatori potranno esplorare la città, i tombini e i grattacieli di New York in modalità giocatore singolo o cooperativa locale a due giocatori. Il gioco omaggia il film del 2023 inserendo tutti e cinque i quartieri di New York City. La trama segue le Tartarughe Ninja che, dopo essere state finalmente accettate nella società e aver intrapreso il sogno di frequentare una scuola superiore, si trovano improvvisamente interrotte da una nuova ondata di mutanti che causano scompiglio a New York. I giocatori prenderanno quindi il controllo dei quattro eroi mascherati, ognuno con uno stile di gioco unico, in un mondo immersivo sia sopra che sottoterra. Il gioco sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Serie X ed S. Lo sviluppatore Mighty Koi Studios annuncia The Night Wanderer, un nuovo gioco Souls-like di fantascienza fantasy con elementi RPG basato sulla serie di libri polacca Il Signore del Giardino di Ghiaccio, di Jarosław Grzdowicz. Mighty Koi, fondata nel 2022 e attualmente al lavoro sul recentemente annunciato Thorgal, descrive The Night Wanderer in questo modo. La trama combina la fantascienza con il fantasy tradizionale e il gameplay includerà un protagonista avvincente, una storia coinvolgente e un mondo vivido e straordinario, plasmato da forze misteriose. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma verrà rilasciato su PC, PlayStation 5, Xbox Serie X ed S. L'annuncio del porting di Ghost of Tsushima a Director's Cut su PC ha scatenato polemiche tra i fan di Sony, che si sentono traditi e delusi. Nel giro di un solo giorno dall'ufficializzazione, molti giocatori esprimono il loro disappunto, definendo il fatto uno schiaffo in faccia ai veri fan di Sony. Alcuni utenti si sentono pugnalati alle spalle, sostenendo di essere stati fedeli alla console e ora di essere scartati. Il boicottaggio del gioco è iniziato, con chiamate a non supportare l'uscita su PC. Le reazioni critiche riguardano l'idea che portare un'esclusiva PlayStation su PC sia un tradimento nei confronti dei fedeli giocatori. Molti commenti esprimono malcontento e alcune affermazioni suggeriscono una preoccupazione più ampia sul futuro della console Sony. La comunità è divisa su questa decisione e i fan esprimono le loro opinioni nelle discussioni online. Ragazzi, lascio a voi i commenti. Io per queste cose onestamente non mi pronuncio. Pokémon si è alleato con Toyota per trasformare il leggendario Miraidon di Scarlet e Violet in una moto reale e funzionante. Come riportato da Siliconera, il progetto Miraidon di Toyota ricrea Miraidon, la creatura sulla copertina di Pokémon Violet che si trasforma in una motocicletta e viene guidato dal giocatore nel gioco, come una moto effettiva, ma i dettagli sono ancora scarsi. Toyota ha annunciato il progetto su X con un semplice concept art per la creazione. L'azienda non ha specificato quando o come mostrerà completamente la moto, anche se presumibilmente verrà presentata solo come modello espositivo e non sarà messa in vendita. Una sorta di prototipo è stato presentato a novembre 2023 durante un evento giapponese, ma la sua tecnologia non andava oltre agli occhi elettronici luminosi. Rispetto alla versione completa, con piene funzionalità. Onestamente ragazzi, da quello che vedo è un prodotto che sì, sicuramente può attirare l'attenzione, ma a livello commerciale si potrebbe rivelare un flop sotto tutti gli aspetti, quindi forse è molto meglio che rimanga lì dov'è, come concept, onestamente. Uno sviluppatore indie ha dichiarato che Warner Bros. Discovery sta rimuovendo il suo gioco dalla vendita, quindi lo ha reso gratuito. Come riportato da VGC, Owen Deary, il creatore di Small Radios Big Televisions, ha twittato che Warner Bros. Discovery lo ha informato che il suo gioco sarebbe stato ritirato nelle prossime settimane. Small Radios Big Televisions è pubblicato dalla sussidiaria di Warner Bros. Discovery, Adult Swim Games. Il titolo in questione è stato rilasciato l'8 novembre 2016 e consente ai giocatori di esplorare il funzionamento interno di fabbriche abbandonate alla ricerca di cassette dati che contengono mondi virtuali illimitati. Lodevole la scelta di distribuire gratuitamente questo titolo, un po' per andare contro le decisioni aziendali di Warner Bros. E dall'altra per non fare cadere inevitabilmente nel dimenticatoio il titolo in questione. Anche se, vi devo dire la verità ragazzi, se non fosse stata per questa notizia io non sarei mai venuto a conoscenza di questo titolo. Le motivazioni a quanto pare risultano legate a scelte di business aziendale, anche se, vi devo dire la mia,
è una cosa personale, ma secondo me il fatto che sia stato rimosso forse è dovuto al fatto che è stata fatta poca pubblicità e probabilmente ha venduto poco. Non lo so. Ditemi la vostra, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate a proposito di questa storia. Fallout è una serie di Prime Video che si ispira a una delle più grandiose saghe di videogiochi di tutti i tempi. Distribuita da Amazon Metro-Goldwyn-Mayer Studios e prodotta in collaborazione con Kilter Films, Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks, la serie promette di immergere gli spettatori in un mondo post-apocalittico avvincente. La trama di Fallout si dipana tra i privilegiati e i meno fortunati in un mondo dove rimane praticamente nulla da possedere. Dopo 200 anni dall'apocalisse, i residenti dei Vault si vedono costretti a fare ritorno nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati avevano abbandonato. La scoperta li lascia sbalorditi di fronte a un universo straordinariamente complesso, piacevolmente bizzarro e decisamente violento. Con tutti gli episodi in arrivo in esclusiva su Amazon Prime, l'11 aprile segna l'atteso debutto di questa serie, che promette di offrire un'immersione profonda e coinvolgente nel mondo iconico del franchise di Fallout. Seriamente, ragazzi, sono curioso di vedere che cosa sono riuscito a tirare fuori con una serie TV ambientata nell'universo di Fallout e soprattutto sarei curioso di sapere se qualcuno si glitcherà all'interno del mondo. Vabbè, vedremo. I fan di Dragon's Dogma hanno atteso con ansia l'annuncio di una demo per il sequel. Nonostante lo streaming di venerdì su Capcom Highlights non abbia svelato un'anteprima del gameplay, ha invece rivelato che il creatore di personaggi e lo spazio di archiviazione sono già disponibili. Sfruttando il creatore di personaggi in anteprima, avrete la possibilità di trasferire il vostro personaggio al gioco completo, al momento del suo rilascio il 22 marzo. Questo editor risulta estremamente dettagliato, offrendo ai giocatori un'opportunità preziosa per iniziare a plasmare il proprio Arisen e anche la pedina principale, in anticipo rispetto alla release ufficiale. Il direttore di Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, ha sottolineato l'importanza di questo editor. Nonostante il primo Dragon's Dogma avesse già un creatore di personaggi dettagliato, il team ha voluto massimizzare la libertà dei giocatori, sfruttando le migliori prestazioni hardware disponibili. Un esempio di questa attenzione ai dettagli è rappresentato dai 12 cursori dedicati esclusivamente al naso di un personaggio umano. Ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile su Steam, PlayStation 5 e Xbox Serie X ed S. Dragon's Dogma 2 si sta rivelando un titolo veramente interessante, non vedo l'ora che arrivi il 22 di questo mese per poter iniziare a parlarne. Potenzialmente potremmo avere di fronte una killer app per quest'anno? Non si sa ragazzi, ma sicuramente avremo tra le mani un titolo di ruolo veramente notevole ed io sicuramente lo porterò su questo canale. E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi, come sempre vi ringrazio per la visione del video, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto e attivate la campanella per le notifiche. Noi ci vediamo la prossima settimana con nuove succose notizie. Ciao a tutti, ragazzi!